compagnia si occupa di migrazione da moltissimi anni e due sono le dimensioni che caratterizzano il suo impegno in questo ambito. Da una parte l'ampiezza, e quando diciamo ampiezza pensiamo a dei confini molto ampi della nostra azione, che riguardano sia attività di supporto ad interventi molto operativi realizzati da diverse organizzazioni che operano sul territorio, ma pensiamo anche a attività di ricerca, di analisi dei fenomeni migratori che realizziamo sul ter nostro territorio di riferimento, quindi in Piemonte, in Liguria e nella Valle d'Aosta, sul territorio nazionale, ma anche in ambito internazionale. E ci riferiamo anche ad attività di cooperazione internazionale che svolgiamo in alcuni paesi africani e che hanno come obiettivo quello di mettere in relazione il fenomeno della migrazione con dimensioni di crescita, di miglioramento della qualità della vita delle persone in Italia, sul nostro territorio e in Africa, nei paesi in cui operiamo. E questo è quanto per la ampiezza del nostro intervento. L'altra dimensione che caratterizza il nostro impegno sulla migrazione sono i tempi lunghi. Una grossa opportunità di guardare ai temi della migrazione con una prospettiva di lungo periodo che permette di supportare processi più che progetti, che guardino allo sviluppo del nostro territorio nel quale convivono diversi gruppi di persone, tra cui anche le persone che recentemente sono arrivate sul nostro territorio. E questa opportunità che abbiamo come fondazioni, che non hanno altre istituzioni, di operare con tempi lunghi, ci permette di avere una prospettiva, a mio parere, più forte sui temi dell'autonomia delle persone e dell'inclusione, del dialogo e quindi del miglioramento della vita complessiva delle persone che vivono su un territorio, che siano migranti, che abbiano un background migratorio o che siano persone che da generazioni vivono su questo territorio. L'inclusione è una delle parole chiave che userei per raccontare l'impegno della compagnia nell'ambito della migrazione. Quindi anche il nostro impegno rispetto a fenomeni più recenti che riguardano le emergenze, che riguardano l'accoglienza di persone che recentemente sono entrate sul territorio italiano, è realizzato proprio con questa ottica dell'inclusione. Quindi il nostro impegno è più fondato su azioni di supporto all'inclusione che su azioni che riguardino l'emergenza, anche se proprio grazie al posizionamento che possiamo avere su questi fenomeni, all'analisi di questi fenomeni, la nostra azione tiene conto anche delle evoluzioni recenti del fenomeno della migrazione. E quindi ci occupiamo di emergenza perché comprendiamo che ci sono necessità e risposte che i territori devono dare rispetto a fenomeni emergenziali che riguardano la migrazione, ma cerchiamo di farlo sempre in una prospettiva di lungo termine e quindi di inclusione. Una evoluzione che ha caratterizzato l'impegno della compagnia negli ultimi anni rispetto alla migrazione è rappresentata dal fatto che la compagnia abbia deciso, insieme ad altre fondazioni, di promuovere delle iniziative a livello nazionale e a livello europeo su tematiche specifiche che riguardano la migrazione.
E per esempio una di queste iniziative, l'iniziativa Never Alone, che ci vede coinvolti insieme a altre 8 fondazioni italiane in un progetto che riguarda i ragazzi che arrivano soli sul nostro territorio, i minori che arrivano soli sul nostro territorio, che è anche un'iniziativa che affrontiamo a livello europeo insieme ad altre fondazioni europee partner. Nell'ambito di una rete europea che vede coinvolta la compagnia ormai da quasi 10 anni, che è EPIM, e che è la European Programme for Integration and Migration. Questo ci permette di dare delle risposte che riguardano esigenze locali in un'ottica nazionale ed europea, perché riteniamo, ce lo dicono le evidenze, ma ce lo dicono anche le politiche, che sono questioni che vanno affrontate in un'ottica appunto europea.